Bentornati e benvenuti in questo nuovo video di Italiano in 7 minuti per chi ci segue da YouTube e in questo nuovo episodio del podcast di Italiano in 7 minuti per chi ci segue da podcast. Oggi, come potete vedere, sono nella mia nuova camera ad Osnabrück e ero indeciso se fare questo video adesso oppure in un altro momento della giornata, poiché aspettavo la luce. In realtà la luce, ovvero la luce del sole, non è mai arrivata, perché oggi è stata una giornata coperta, una giornata grigia, molto buia. E in realtà è una caratteristica della Germania. Ci sono molte giornate grigie, cupe, e solo poche giornate con il sole. E vabbè. Aspetteremo il sole per il prossimo video? Anche no! Facciamo il video con la luce artificiale. E quindi ho deciso di fare comunque un video, anche se la luce non mi convince più di tanto. Oggi vi parlo di quella che per me è stata una delle risorse più importanti per la comprensione e in particolare l'ascolto della lingua. Perché spesso noi sappiamo studiare una lingua, abbiamo dei testi da cui studiare la lingua, ma non abbiamo un file audio, non abbiamo un modo per ascoltare qualcuno che parli la lingua italiana. E allora ho deciso di parlarvi dei 10 podcast prodotti o diretti da persone italiane, madrelingua, che secondo me potrebbero esservi d'aiuto e potrebbero migliorare la vostra comprensione della lingua italiana. E poi non dite che non sapete dove andare ad ascoltare qualcuno parlare in italiano. Vietato. Il video è strutturato in due gruppi da 5 podcast. I primi 5 sono podcast di persone che parlano in italiano per italiani. Questo significa che molte volte utilizzano delle espressioni gergali o delle espressioni idiomatiche che potrebbero non esserti molto chiare all'inizio o potrebbero non esserti immediatamente comprensibili. La premessa per i primi 5 podcast di cui vi parlo è che queste persone che fanno il podcast non sempre pensano che dall'altra parte ci sia una persona che sta imparando l'italiano. No, questi primi 5 podcast di cui vi parlo oggi pensano che dall'altra parte ci sia una persona italiana che sta ascoltando il podcast. Quindi vi consiglio di seguire questi primi 5 podcast soltanto nel caso in cui il vostro livello sia già intermedio oppure avanzato. Se non ti dovesse interessare questo tipo di podcast, nella seconda parte del video troverai esclusivamente podcast che sono fatti da persone che vogliono insegnare la lingua italiana. Quindi si presuppone che ci sia un considerevole quantitativo di errori in meno e che ci sia da parte delle persone che parlano durante il podcast, ci sia la propensione a far sì che la persona che ascolta il podcast capisca quello che viene detto. Quindi sono specifici per chi sta imparando la lingua italiana. Il primo podcast di cui vi parlo è il podcast di Alessandro Barbero. Alessandro Barbero è un professore in Italia ed è uno storico. È considerato uno dei divulgatori di storia più importanti in Italia ed anche uno dei più competenti, e spesso le sue conferenze vengono trasmesse su questo podcast. Vi consiglio di ascoltarlo perché
incredibilmente attuale, pur parlando di storia. Il secondo podcast si chiama Psicologia di Luca Mazzucchelli e parla di diverse tematiche, tra cui la psicologia, la filosofia. Spesso intervista Umberto Galimberti, che è un personaggio abbastanza influente nella comunità italiana, poiché è ritenuta una mente brillante. Quindi molti dei suoi discorsi sono raccolti appunto in questo podcast. Il terzo podcast che vi consiglio è quello di Riccardo Dal Ferro, che su YouTube, se non sbaglio, si chiama Ric du Fer, ed è anche lui un podcaster YouTuber italiano che parla di filosofia, crescita personale, attualità. Ha scritto anche un paio di libri o qualcosina in più, non ricordo, però è molto bravo. Parentesi, è una persona che parla abbastanza velocemente, quindi nel caso in cui ti stai andando ad ascoltare una puntata del suo podcast, se non dovessi capire tutto, non pensare di essere inadatto alla lingua italiana. Ci vorrà soltanto un po' di tempo prima che il tuo orecchio o il tuo cervello siano in grado di processare una velocità di espressione o una velocità di parola così elevata. Il quarto podcast che mi sento di consigliarti è Radio Feltrinelli. Feltrinelli in Italia è una delle più grandi case editrici, esistono un sacco di librerie che si chiamano Libreria Feltrinelli. Infatti in questi episodi podcast il più delle volte si parla di libri e di autori italiani, quindi potrebbe esservi utile o d'aiuto. Infine, l'ultimo podcast del gruppo dei podcaster che non parlano agli studenti della lingua italiana è quello di Marco Montemagno, che parla di economia, comunicazione, business, e sicuramente questi 5 podcast possono portare un grande quantitativo di ore di ascolto in più nella vostra giornata, quindi vi consiglio di tenerli in considerazione. Prima di andare alla seconda parte del video, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, mettere mi piace, tutte queste cose da YouTuber che servono al video e al canale per far sì che ci siano altri video. Questo secondo gruppo di 5 podcast è rivolto agli studenti della lingua italiana ed è prodotto da persone che vogliono insegnare la lingua italiana. Il primo podcast di cui vi parlo è Slow Italian Fast Learning. Ha pubblicato il suo primo episodio nel 2019 ed oggi conta quasi 100 episodi. E in questo podcast racconta delle notizie di attualità o comunque delle storie parlando in lingua italiana molto lentamente per far sì che le persone che imparano o che stanno imparando la lingua italiana possano comprendere al 100% quello di cui si parla. Al numero 2, 3 e 4 di questo gruppo ci sono tre podcast o tre podcaster molto simili. Infatti, tutti e tre producono contenuti per gli studenti della lingua italiana e non solo hanno un podcast, ma hanno anche un canale YouTube. Questi tre sono Podcast Italiano, che è fatto da un ragazzo che si chiama Davide, che a mio avviso è molto bravo. È partito come podcaster e successivamente ha aperto un canale YouTube ispirato al suo podcast, Learn Italian with Lucrezia. Anche lei penso che sia la numero uno in Italia come iscritti su YouTube e
e anche come ascolti su podcast e italiano automatico. Questi tre sono, a mio avviso, i tre podcast migliori o comunque più vecchi e più adatti agli studenti della lingua italiana. Infine, ma non meno importante, quindi al numero 5 di questo secondo gruppo, è quello di Italiano in 7 minuti. Proprio io ho deciso di fare un podcast ed ho deciso di creare questo podcast poiché non sempre è possibile seguire una puntata video e magari ascoltare l'audio può essere d'aiuto e può essere un'alternativa al video su YouTube. Bene, spero che questo video ti sia stato utile e che almeno inizierai a seguire uno di questi 10 podcast in lingua italiana. Ho deciso di lasciarvi in descrizione tutti i podcast ed eventualmente i loro canali YouTube di cui vi ho parlato. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se ci sono dei podcast che già conoscevate o se ce ne sono alcuni che voi conoscete e che magari potete scrivere nei commenti in modo tale da poter allungare la lista di questi podcast e dunque di questi contenuti utili agli studenti della lingua italiana. Il secondo podcast di cui vi voglio comunque di 10